Federico Raviola, capitano dell'Oglio Roia, qua San Bernardo Imperiese, 9-7. Partita tirata, si sapeva, così è stato. Penso che il pubblico si sia divertito, forse anche questo è una bella nota per te. Sì, con loro se vuoi provare a vincere sai che sono sempre partite tirate, non capita mai di poterli battere in nessun campo in maniera netta, quindi è stata la partita che ci aspettavamo, abbiamo cercato di impostare il nostro gioco in casa e mi è piaciuto comunque molto il gioco di squadra che abbiamo fatto questa sera, la determinazione che abbiamo messo, poi abbiamo fatto degli errori, però siamo stati bravi sempre a guardare avanti, a costruire e cercare di pensare al pallone successivo, quindi sono molto soddisfatto della prestazione più che del risultato, poi è arrivata anche una bella vittoria e davanti a un grandissimo pubblico, veramente qua era sferistero gremito e ovviamente mi fa piacere poi essere uscito tra gli applausi del pubblico, vuol dire che comunque si sono divertiti, la partita è stata all'altezza delle aspettative, quindi è doppia soddisfazione. Un po' di paura sul 7 pari? Ma no, non è paura, è proprio il gioco qua, magari fai 2-3 giochi consecutivi, poi li perdi. Qua è un gioco un po' anomalo rispetto agli altri sferisteri, quindi può succedere di commettere degli errori che a volte sembrano banali, però la palla non sai mai bene come rimbalza, come esce dal muro, quindi è una cosa che può succedere, però ci sono stati in compenso anche tanti colpi spettacolari, credo, quindi bene così. Massimo Vacchetto, capitano della Marchisio Nocciole Cortemiglia, è arrivata la prima sconfitta, 9-7, hai tirato sul gioco 7 pari, poi ti è mancato lo spunto finale, però è stata una gran bella partita direi. Sì, assolutamente, sono dispiaciuto ovviamente per questo punto perso, e diciamo che è corretto così, ho visto una squadra dall'altra parte molto compatta, abbiamo dimostrato di essere molto uniti come squadra e poi ci è mancato veramente qualcosina nei punti chiave, su palloni semplici, e loro alla fine quando non ne avevano più tanta sono riusciti a piazzare tre cacce un po' di confusione qua belle sul battuto e dal ricaccio con tre palloni belli al salto non sono riuscito a fare male, quindi nel complesso secondo me usciamo sereni perché appunto abbiamo avuto le nostre chance per vincerla, non l'abbiamo sfruttate e adesso niente, reimpostiamo per la prossima, cerchiamo di giocare meglio e ritornare alla vittoria. Il presidente della Pallapugno Cortemiglia Marchisio, stasera combinazione abbiamo giocato sotto le nostre possibilità, perciò non c'eravamo e loro hanno fatto una partita veramente immacolata dal punto di vista spettacolare e anche geografico, hanno fatto una partita immacolata. Allora perciò adesso deve dire due parole presidente. Io sono contento. Io sono il presidente dell'Imperiese. Dell'Imperiese. Sono contento che siamo riusciti a vincere come un grande campione. Sono contento per il pubblico che c'era e sono veramente soddisfatto.